kiss for you. Anticipazione UED, il gesto inaspettato di Sara. Sembra che Sara si sia avvicinata in modo particolare a un corteggiatore. Di chi si tratta? Attualmente, le troniste di Uomini e Donne sono Niloufar Haddati e Cancelletto Sara Affifella. La prima ha fatto il suo primo ingresso nello studio televisivo nel ruolo di corteggiatrice di Mattia Marciano, mentre la seconda è nota per aver partecipato con l'ex fidanzato Nicola Panico all'ultima edizione di Temptation Island. Fin dall'inizio entrambe hanno mostrato di avere un particolare interesse per il corteggiatore Lorenzo Riccardi. Nelle puntate precedenti si è dichiarato per Niloufar, in quanto sostiene che Sara sia ancora legata al suo passato. Niloufar ha fatto i salti di gioia, ma poi si è ricreduta quando ha visto l'ennesima esterna che ha fatto con Sara. L'ex Miss Italia ha deciso di mettere da parte l'orgoglio al punto tale da dichiarare il suo forte interesse. Ha chiesto al ragazzo una seconda possibilità e lui non ha esitato a darle una risposta positiva. Secondo fonti attendibili, nelle prossime puntate vedremo un bacio tra i due e ciò ha spinto Luigi Mastroianni a lasciare gli studi televisivi. Una sorpresa e un bacio. Nella puntata di oggi, 27 febbraio, Luigi ha organizzato un'esterna in cui si è aperto molto con Sara. Le ha raccontato di essere stato vittima di bullismo e per questo motivo tende a essere introverso e pessimista. Quando ha visto il bacio con Lorenzo si è sentito preso in giro, così è andato via. Sara non ci ha pensato due volte ed è andata in Sicilia a casa sua per fargli una sorpresa. Gli ha chiesto di tornare e di riprendere la loro conoscenza. Nelle prossime puntate assisteremo a un bacio tra i due e a riferirlo è una compaesana della tronista con un commento rilasciato sul sito newsweb.com. Ho appena avvisato Sara nella nostra villa comunale in esterna con Luigi, si sono anche baciati ma non ho fatto in tempo a fare il video. Per vedere il bacio, dunque, non ci resta che attendere. Nel frattempo gli altri tronisti. Niccolò Brigante ha chiesto alla redazione di chiamare Marta Pasqualato, ma non si è presentata per timore degli attacchi di Tina e Gianni. Virginia Stablume non ha gradito la sua richiesta ed è andata via dallo studio. Niccolò Ferrari si è dichiarato a Niloufar mentre Giordano Mazzocchi le ha presentato la madre. Tuttavia non si fida più dei suoi corteggiatori, dunque è probabile che vada via senza fare una scelta. Cancelletto Mariano Catanzaro, invece, ha detto a Ida Tufano di averla pensata e che la porterà in esterna. Nelle prossime puntate Mariano resterà senza corteggiatrici, le quali andranno via perché si lascia andare in atteggiamenti intimi con tutte. Terminerà così la esperienza televisiva? Cancelletto Uomini e Donne.